Con Stile Mobili Showroom non è solo arredo giorno, non è solo cucine, ma potrete trovare anche la nuova esposizione di arredo bagno. La scelta è davvero ampia e l'occasione è da non perdere, perché fino al 31 gennaio potrete avere il 30% di sconto su tutta la collezione. Le leonesse non si fermano più. Grazie alle 3 reti inflitte al Firenze, centrano la 7ª vittoria consecutiva, continuando la marcia nei piani alti della classifica. Nazarena Grilli conferma l'11 proposto contro il Chiasellis, con la solita Sabatino unica punta. Di contro il Firenze, con un 4-5-1 molto accorto, prova ad attendere le ospiti, per poi colpire in contropiede. Il match inizia in sordina e fino al 10° le azioni degne di nota latitano. Ci pensa però Cernoia a svegliare tutti, disegnando su calcio di punizione una parabola perfetta sulla quale Leoni non può nulla. Al 10° è già 1-0. Il Firenze risponde con dei lanci lunghi per Salvatore Rinaldi, ma la punta ex sul Tirol viene beccata spesso in assalto. Al 23°, prima occasione per Sabatino, che imbeccata sul filo del fuorigioco fallisce la più ghiotta delle palle gol. Al 25°, è ancora alta tensione ad avere sul destro la palla giusta, ma non più dal meglio, il bellissimo fraseggio messo in atto da Ferrandi e Boni. Alla mezz'ora è sempre Sabatino a mettere in apprensione la difesa viola. Numero sull'out di sinistra, doppio dribbling stupendo, ma il tiro non lo è altrettanto. Al 40°, sale in cattedra Vale Boni, che parte per vie centrali e dai 25 metri prova il sinistro. Leoni e la traversa le negano l'Eurogol. Dopo 2 minuti, episodio dubbio in area viola. Boni viene messa giù, ma Bertolino lascia correre. Nella ripresa il Brescia scende in campo più convinto e già al 3° minuto Boni sfiora il raddoppio, ma spreca tentando un ulteriore dribbling sul portiere. All'8° ci prova il Borghetti, che si incuna in area ma trova la risposta superlativa di Leoni. Le leonesse giocano sul vellute, al 10° Ferrandi ci prova dal limite. Ancora una volta però è la traversa a negarle il gol. Sul riversamento di fronte Guagni parte da solo in contropiede, salta Schiavi e prova il tiro, ma Gorno chiude la saracinista. Alla mezz'ora ancora Leoni si disimpegna alla grande su uno spettacolare tiro di Vale Boni, che al volo di sinistro tenta un gol alla Zidane, ma non va. Al 37° arriva finalmente il meritato raddoppio. La ne è entrata Pedretti, vola sulla sinistra e lancia perfettamente Sabatino, che lascia sul posto Linari e con un piattone di destro batte Leoni. Per Daniela Sabatino, 100ª rete in Serie A. Dopo 2 minuti il Brescia dilaga. Ancora dalla fascia parte un cross perfetto di Sabatino, che si traveste da assist Newman e permette a Chiara Baroni di firmare la sua prima rete in Serie A. Per lei gli abbracci di tutta la panchina. Finisce 0-3 dopo 2 minuti di recupero. Per il Brescia altri 3 punti pesantissimi. Adesso appuntamento a martedì per la sfida contro la Lazio.